Siamo in diretta sotto un temporale pazzesco. Qui c'è una grandinata in corso, quindi spero che non salti la corrente. Io devo dire che sono sempre fortunato nelle dirette, c'è sempre qualcosa che non va. Comunque, qui a Milano c'è una grandinata pazzesca in corso e quindi speriamo che regga tutto, se no passerò una connessione dati sperando che almeno quella funzioni. Tra l'altro, temporale scoppiato esattamente 10 minuti fa. Ci ho detto, oggi siamo qui per una diretta con Sadi al secolo Nicole, che è una modella internazionale, sebbene italianissima, che seguo da tempo, con cui ho collaborato come testimonial. Lei ha collaborato con me come testimonial per alcuni miei libri. È una persona deliziosa, bellissima, con cui chiacchiererò. Adesso la invito subito e ci facciamo raccontare un po' di cose sul suo lavoro da modella, ma cerchiamo di andare anche oltre, perché come sapete a me piace andare oltre, oltre quello che si vede dalle foto e parlare. Ok, ciao, stato ben bello, cercherò di vedere le domande. Io ho Cioè, ti vedo tipo cercato, ti blocca. ok. Pronto? Anche io ti vedo male, mi sa che proprio Vederti sì, sì, mi sa che è un però non problema. sento la Adesso ti voce. vedo, mi vedi bene? Purtroppo c'è un... Però... Sì, forse così è Aspetta, che meglio. tolgo gli auricolari. Sì. Così mi senti? Ah, bene, ottimo. Meglio senza auricolari. Perché stavo dicendo che proprio c'è un temporale enorme Esatto. scoppiato 2 minuti fa su Milano, quindi la Grazie, rete va e grazie. viene. Benissimo, la Grazie. fortuna ci aiuta, come dicevo. Benvenuta comunque, benvenuta sul mio umile piccolo profilo. Ci tenevo ad averti come ospite, ti stavo presentando un po' ai miei follower, poi tanto questa intervista rimarrà online sia qui che sul canale YouTube, quindi potranno recuperarla. E Sì. se no, correggimi se sbaglio, ti ho presentato come modello internazionale, perché comunque hai scattato con fotografi di tutto il mondo, e quindi ci ho azzeccato. E ho preparato un po' di domande, poi andremo un po' a braccio. Prima domanda, la Ok. più classica Allora, che ti se puoi non aspettare: sbaglio, dovrei quando hai aver iniziato a fare la modella e 7-8 anni fa. perché, dove è nata E l'occasione di fare la inizialmente modella? era partita come un gioco perché avevo una mia amica che faceva un corso di fotografia e doveva preparare un progetto in stile anni 20, quindi mi aveva chiesto di posare per lei per delle foto di quel genere e quindi ho accettato perché comunque a me tutto ciò che riguarda il travestimento interessa. E quindi mi allettava molto l'idea di fare uno shooting anni 20. Ci siamo divertite. Poi ho colto l'occasione per caricare quelle foto su un sito che adesso non esiste più, ma che prima era molto in voga, che si chiamava Modelshoot. E da lì, esatto, e da lì hanno iniziato a scrivermi dei fotografi locali, quindi inizialmente di Roma e poi regioni Lo conosco limitrofe bene. per scattare. E è iniziato tutto così. Poi ho ricevuto sempre più richieste, quindi alla fine è diventato il mio lavoro principale, però inizialmente era partita veramente come un passatempo, insomma. Sì. Sì, allora io durante Una quel periodo passione, stavo diciamo. dando lezioni private di inglese Posso perché chiederti cosa sono laureata facevi in lingue prima straniere e di tornare? lavoravo in parte in una scuola qui a Roma per diciamo, studenti di tutte le età che volevano prendere lezioni private, quindi su più livelli di inglese, e poi facevo anche ripetizioni a parte. Poi chiaramente quando
Ho iniziato ad avere più richieste nel settore fotografico, non ho più potuto avere una continuità per fare un altro tipo di lavoro perché cioè, si sono messi in mezzo comunque dei viaggi, dovevo partire, non riuscivo a fare due lavori insieme. Infatti ancora Certo. adesso ci sono delle persone che mi chiedono ma che altro fai nella vita, fai un altro lavoro, ma in realtà non saprei proprio quando perché poi gestendomi da sola tutto il tempo, cioè io quando non posso, comunque c'è tutta la parte di organizzazione dei lavori e non avrei proprio Sì. modo. No, Immagino. diciamo ho delle figure Perché che tu ogni tanto mi sei propongono sola, non per hai uno set staff, diciamo, se cinematografici, proprio ti appunto, per delle campagne organizzi, vedo che sei pubblicitarie, molto però preciso. può essere il 5% di quello che faccio, perché poi per il resto, Ah, cioè, mi ok. considero una modella freelance, quindi per la maggior parte del tempo sono io che organizzo i miei lavori, le trasferte in Italia o all'estero e quant'altro. Quindi Beh, comunque hai ottenuto tantissimo perché sei riuscita a sì, devo diventare dire che tuo effettivamente c'è lavoro in stato breve un bel boost tempo, all'epoca. Poi poi a farti apprezzare è all'estero e non stato solo in grazie Italia, a anche a differenza di tante Instagram, altre perché tue inizialmente colleghe. era una piattaforma un po' più permissiva rispetto ad adesso. Quindi, comunque, facendo delle foto glamour anche in déshabillé, diciamo, potevo pubblicarle con censura chiaramente qui su Instagram e non Sì. c'era nessun problema. Ovviamente, cioè, mi sono creato una community in poco tempo, però adesso ho notato che è molto più difficile crescere con il nuovo algoritmo. Sì, assolutamente. Sì, Ma in realtà c'è non solo su Instagram, perché un cioè, ho puritanesimo notato di che ritorno quando su ti concentri Instagram troppo su adesso, un social censura media, ogni poi rischia di cosa, perdere sì. più o meno tutto da un momento all'altro, perché io mi ricordo all'epoca utilizzavo, prima di farmi il sito internet, utilizzavo comunque Tumblr. Come il mio sito, e anche lì dal giorno alla notte, comunque hanno abolito i contenuti, diciamo, di nudo, quindi io praticamente Sì, lì mettevo quello poi. perché non potevo metterli più su È Instagram, crollato, sì, e hanno si potevano mettere senza censura, quindi esatto. all'improvviso quello pure l'ho chiuso perché avrei dovuto togliere la maggior parte delle foto. E esatto. Adesso c'è Twitter che ancora funziona da questo punto di vista, Certo. però io non lo so perché adesso con il Non avrebbe fatto avuto più che ci senso sono utilizzarlo. appunto una parte di Twitter è andata, chi sappiamo, non Sì. lo so che cambiamenti ci saranno da quel punto di vista, quindi io ogni volta sui social ho sempre, cioè da una parte la voglia Esatto. di rimanere diciamo al passo con i Guarda. tempi, con quello che succede, con le nuove cose che escono, però dall'altra da un momento all'altro veramente possono cambiare gli algoritmi, le regole e ti ritrovi a. Esatto. Ah, io penso di essere perennemente in shadow ban. Si rischia lo shadow ban, che è una cosa terribile, perché poi quando finisci il shadow ban praticamente. Purtroppo, in effetti, però è assurdo perché io questa cosa la trovo paradossale perché puoi postare qualsiasi contenuto, roba neonazista Sì, esatto, che su poi Facebook, purtroppo c'è però un questa cosa capezzolo che. femminile, un centimetro di Aspetta un attimo, pelle mi sto suonando il timer, un secondo, terrorizza arrivo. questi. Vai tranquilla. Il bello della diretta, Eccomi. sognavo da una vita di dirlo, adesso lo posso Grazie. dire. Quindi Tanto qui il sì, no, temporale sembra comunque su cessato, se Dio vuole. Instagram, cioè, se fosse una cosa Bentornato. democratica, potrei anche capirlo, però in realtà ci sono dei profili che sono molto protetti nonostante pubblichino di tutto, e invece altri profili che, come il mio o quello di altre colleghe, insomma, nel mio ambiente, che anche se pubblichiamo Sì. delle foto in cui magari siamo vestite, abbiamo una lingerie, però possono essere considerate più sensuali, subito vengono comunque rimosse. Sì, infatti io 3 anni fa, se non sbaglio, ho avuto il profilo disabilitato per 2 o 3 mesi. Bastonati, sì. Senza una spiegazione comunque effettiva, cioè mi hanno detto che. Esatto. Ah, caspita.
È quello che non Sì, riesci a infatti io parlare con una provavo, persona però in realtà poi fisica, non avevo un cioè sacco provi a di fare email ricorso, che ma erano non riesci a comunque discutere per materialmente scappare, con insomma, nessuno. cioè era lo stesso tipo E di email ogni purtroppo. volta che non faceva che ribadire il fatto che non avessi rispettato le linee guida della community, ma non spiegava nello specifico che Automatizzato. cosa non avessi rispettato. No. Sì, è Sì, assurdo. Poi infatti. per chi usa i social come strumento di lavoro e non solo come cazzeggio, diciamo, è veramente un danno enorme. E Cioè, Patreon comunque. l'ho tolto in Per realtà, mi sembra un esempio, però, paio di mesi adesso fa, se non scorreggimi mesi se scorso, sbaglio, insomma, tu hai recentemente anche Patreon, OnlyFans, l'ho se si può disabilitato perché dire. comunque volevo avere meno siti di Ah, cui l'hai occuparmi perché era disabilitato? molto difficile. Comunque avevo, diciamo, due. Sì, anche perché su OnlyFans e su Patreon avevo due modalità, diciamo, diverse di proporre i contenuti, Troppo quindi magari stavo più avanti su una dispersivo. piattaforma e ancora dovevo pubblicare gli stessi contenuti sull'altra, era diventato un po' confusionale, poi c'erano persone che si iscrivevano su tutte e due pensando di trovare contenuti diversi, oppure mi dicevano questo l'ho già visto di là, cioè perché ti sei iscritto di qua, allora non lo so, però sì, era diventato. No, ok. Sì, è certo, però no. No, certo. Sì, magari speravano di. Sì, no, giusto. Però almeno dai, almeno hai questi ma questa spazi in cui appunto è puoi una cosa pubblicare che non è democratica liberamente, perché anche se comunque poi c'è non altri puoi farne siti che pubblicità possono sui social, effettivamente siamo mettere sempre proprio lì, dei devi link distorcere il diretto nome. al, Sì, comunque sì. alla pagina di fans. Invece io suppongo che quando mi disabilitarono il No, profilo fu assolutamente. perché c'era il link a Patreon Sì, è all'epoca in vero. una storia che feci, perché quella fu l'ultima volta che riuscì ad accedere, poi. Ma guarda, Ah, scusami. era successo a me nel mio piccolo, io mi occupo più che altro di scrittura. Nei primi tempi non si poteva mettere i link a Esatto. Telegram, quindi io se mettevo il link a Telegram nelle storie succedeva la stessa cosa, così, mentre altri lo mettevano tranquillamente. Quindi sì, assolutamente poco democratica come cosa. Però Sì, per vabbè, dai, quanto diciamo che riesci anche comunque a su strutturare la OnlyFans tua ha delle community regole un po' almeno su un strane posto in cui perché c'è ti questa proponi cosa che come non puoi vuoi. pubblicare Con i delle contenuti che foto, vuoi. diciamo, magari di nudo se sono scattate o dei video se sono scattati in luoghi pubblici, cioè tipo le spiagge, i boschi. Non si sa perché, cioè nel senso io riesco a pubblicarli nel feed normale, però se poi li ripropongo come messaggi, Ah, diciamo, a ok. pagamento, in realtà Non lo me li sapevo. bloccano. No, me li tolgono proprio. Stranissima questa cosa. Non te. Esatto. No. Quindi anche loro hanno una policy strana che bisogna un po' interpretare. Sì, immagino. E ascolta, dicevamo, tu hai viaggiato tanto, quindi hai visto Sì. anche la differenza che c'è, domanda un Ma po' allora, polemica, se vogliamo, tra fotografi italiani e fotografi di altri posti Se del mondo. E a che parliamo livello solo siamo in dal Italia punto di come vista fotografi? fotografico, ti devo dire che Di per serietà, girare professionalità, sui eccetera. ghiacci per il glamour mi sembra che in Italia ci sia un po' un gusto ancora antico, un po' anni 80 a livello sì, fotografico, anche come vogliono, diciamo, che ti vesti o il tipo di pose che fai, sono un po' old style, quello Ok. è uno dei motivi, diciamo, che mi spinge di più a lavorare all'estero, perché poi il risultato a livello fotografico mi piace più in fotografi stranieri, magari. E come persone devo dire, ho incontrato, cioè mi trovo quasi sempre bene, diciamo un buon 90% degli shooting che faccio, comunque sono con persone carine, disponibili, cioè veramente non ho nulla da dire. Sì, esatto. Poi c'è quel 10% di persone arroganti o comunque poco rispettose che ho Con riscontrato brave sia in Italia persone. che all'estero. Forse mi è capitato più in Italia, però qualcuno di strambo anche all'estero è successo. Che adesso. Eh sì, purtroppo sì. Li troviamo un po' dappertutto. E Beh, per esempio, paesi in cui ti è piaciuto sicuramente proprio scattare l'Indonesia, anche per le perché location, al di là che per le io persone, prima del qualcuno Covid, insomma, perché.
andavo in paese in Indonesia tutti gli particolare. anni, facevo alcuni giorni a Singapore e alcuni Ah, giorni poi ok. andavo a Bali direttamente e lì sono riuscita a organizzare anche un workshop e proprio a scattare Ah. in singolo e a Bali appunto quando c'è stato questo workshop abbiamo scattato in dei posti bellissimi, tipo in un campo di lava comunque nera. Sì, sulle spiagge, posti chiaramente molto diversi da quelli a cui siamo abituati qui in Italia, quindi poi avevo anche degli abiti tipici indonesiani, c'era proprio un contesto diverso, le ville lì anche con pochi soldi, ti puoi permettere una villa comunque che sia fantastica, esatto, anche perché poi il workshop era organizzato da un fotografo di Singapore che chiaramente non i soldi perché a Singapore comunque già hanno i soldi per conto loro, lo organizzi in un posto in cui economicamente il costo della vita è basso, quindi ti puoi permettere insomma tutto. Considera che anch'io quando vado a Bali, tipo uno degli anni, l'anno precedente credo, c'ero andata da sola e lì avevo preso una villa tipo a poco più di 300 euro, ma era una villa che avevo preso solo per me perché comunque stavo viaggiando da sola e aveva due piani, la piscina. Cioè, favoloso. Esatto. No, infatti uno dei Ma progetti, qui diciamo, che vorrei proprio una realizzare reggia, prima o cosa che qui ti poi prendi un è, insomma, monolocale mio in amico centro, in un fotografo del paesino, Belgio, è quello di organizzare al proprio un mare. tour fotografico a Bali con più modelle, più fotografi e fare delle cose lì, perché tanto, bene o male, il posto lo conosco. Sarebbe da trovare la villa e sarebbe una bella, sicuramente un bel progetto. Sì. Sì. Un bel progetto. Tra l'altro, e qui introduco il fatto che tu hai anche un canale YouTube che poi metterò il link nel video che caricherò sul mio canale YouTube, in cui proponi tante cose diverse dalla fotografia, diciamo anche, tra cui anche viaggi. Mi sono studiato, ho visto i tuoi video di viaggi, effettivamente molto interessanti. Si vede che sei una viaggiatrice e quindi penso che ti Sì, no, infatti, piacerebbe, diciamo, ipotizzo, io anche la cosa unire il che mi fatto di manca fare un shooting al po' contempo, già è che il sei sul fatto di posto, viaggiare e fare dei video rilassarmi, perché per io far ormai ho crescere il tuo questa canale. forma mentis che quando viaggio devo creare dei contenuti, no? Quindi, cioè, mi viene proprio spontaneo. Per cui, sì, per cui ogni volta che sto da qualche parte, comunque ne approfitto per, cioè, poi avendo diverse piattaforme che supportano video in diversi formati, Lo magari, non lo so. so, per YouTube scatto, cioè giro quel video in orizzontale, poi dico, però siccome ho anche TikTok, comunque vorrei fare dei reels su Instagram, li faccio anche in verticale, quindi poi ho il telefono strapieno di contenuti tra foto, video e soprattutto non solo di un supporto, perché io alcuni viaggi l'ho fatti comunque girando i video sia col telefono sia con la macchinetta e poi quando viaggio con il mio ragazzo gli faccio fare dei video col drone, facciamo i video con la GoPro sott'acqua, quindi comunque poi anche a livello di montaggio è un bello sbattimento, cioè io non è che ci guadagno nulla da YouTube perché è il social, diciamo, con cui faccio più fatica ad ingranare, però in realtà mi piace proprio perché poi penso rimanga anche un bel ricordo quando vado a rivedere poi i video dei viaggi che ho fatto. Ma sì, esatto. Sì, E comunque, vabbè, io vedo sì, che è questa proprio voglia questa di far è una mia emergere anche la necessità Nicole, che va un po' perché oltre la vedo che c'è modella, correggimi se sbaglio, molta gente che non perché... capisce che io non sono solo quello, cioè si immaginano, anche perché diciamo Sadie Gray, se ho scelto un nome che non è poi il mio nome vero, è un po' anche perché è un personaggio, no? Che io creo, perché è un personaggio che ne so, che magari esprime sensualità, esprime sicurezza, un po' diciamo femme fatale, però io non sono così, nel senso quello è un aspetto di me, però io sono Sì, molto certo. altro ed è una cosa che appunto mi piace far emergere perché poi ci sono piattaforme che ti consentono di far vedere anche altro. Ma infatti... Esatto, ma infatti quello che ti volevo chiedere è che se dopo un po' non ti stanca essere considerata solo ovviamente per l'innegabile bellezza, però
Lo scopo anche di queste dirette che sto cercando di fare con persone che vanno un po' fuori anche dal mio settore è proprio questo, perché magari una persona è, cioè magari una persona è tridimensionale, non è solo quello che mostra in foto, quindi non è solo una modella, solo uno scrittore, solo una showgirl. E credo che sia Certo. bello far emergere, visto che i mezzi ce li abbiamo, abbiamo 3.000 piattaforme per far emergere qualcosa di Sì. diverso, insomma, anche per far Esatto. rispettare di più una persona, per far uscire un po' Esatto, più il quello lato è uno umano. Insomma, io strumento questo che lo col vedo tempo anche mi ha quando permesso rispondi nelle appunto tue di creare storie, per una esempio, quando community fai che è domande e abbastanza costante, risposte. nel Insomma, io senso ho io ho notato un questa cosa. tot numero di persone che interagiscono molto con le mie storie, sia quando faccio il Q&A, sia in generale quando posto magari qualcosa, poi in privato mi scrivono, quindi c'è sempre un po' uno scambio, perché poi diciamo se una persona che non conosco mi scrive in privato chiedendomi o dicendomi una cosa che comunque è interessante, io gli rispondo, cioè non sono una di quelle persone che non risponde a nessuno, anzi io leggo tutto e se non risponde è perché magari è, non so, una cosa superflua, cioè generalmente per esempio ai complimenti non rispondo perché chiaramente mi risponde una storia dicendo no, quanto sei bella di qua e di là, cioè non so che dirti, però comunque esatto, se l'interazione può essere interessante io rispondo, quindi ho creato un po' questa community di persone che mi danno anche Sì, consigli alla ed è una cosa fine. che mi piace perché spesso anche io chiedo pareri su cose o magari racconto la mia esperienza e le persone cioè, mi dicono, ah sì, sai, questa cosa è successa pure a me, oppure potresti provare così, quindi è un po' uno scambio reciproco ed è quello che mi piace poi fare sui social. Cioè, credo nascano un po' per questo, più che per farti ammirare meramente per la bellezza. No, ma infatti. Esatto. Sì, certo, No, 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 perché il modello è il tuo hai fatto lavoro, però benissimo. ripeto, oltre c'è la persona. Infatti io magari ho sbagliato, ma ti ho chiamato da subito Nicole per uscire subito dal personale, no? Cioè, a me piace così, insomma. Poi ti ripeto, ho visto i Ecco. contenuti, ho visto i video, ho detto, vabbè, raccontiamoci qualcosa anche oltre, perché le foto si vedono, ne posti tante, una più bella dell'altra, però magari appunto. Una chiacchierata si fa volentieri. Infatti, io ti avevo scoperto, ti avevo proposto, ti ricordi di fare le foto per i miei libri, però ho scoperto una persona gentile che non è comune, ti assicuro, non è comune da trovare sui social, e quindi già il fatto che mi dici che Sì, intrattieni anche addirittura ci comunque dei sono delle rapporti persone con che chi ti segue più comunque spesso, vuol dire cioè, che con cui parlo hai un talmente modo tanto assolutamente spesso che gli ho dato positivo di anche il usare i contatto social, che WhatsApp, poi ci siamo dovrebbero appunto diventati far praticamente socializzare. amici, ci consigliamo su cose perché, cioè, perché no, alla fine. Sì, Ma quello un po' lo capisci, è secondo me. un Cioè, io momento di quando uno ottimismo, delle perché in un brutte mondo in cui impressioni su comunque si qualcuno poi si sono sospetta sempre di trovarsi a rivelate che fare quasi con sempre brutte vere, persone, diciamo. Quindi, insomma, è bello. cioè, se ti do il mio contatto WhatsApp Sì. significa che abbiamo avuto un'interazione tale prima, da farmi capire che sei comunque una persona brava, buona. Sì. Anche perché penso che col lavoro che fai diventi un po' Sì, empatica, devo dire no? che allora, una Capisci il delle modo che ha cose di che mi ha comunicare insegnato l'altra questo lavoro persona, è stato appunto a se livello siamo un cialtrone, cialtrone, come siamo uno trattare che ha con le brutte persone, come intenzioni. capirle meglio, anche come fare in modo da portare a casa il risultato di uno shooting con una persona che magari si incontra per la prima volta, perché a differenza della maggior parte dei lavori in cui magari una persona lavora sempre con le stesse persone, con lo stesso team, io spesso mi ritrovo a lavorare con fotografi nuovi e non per tanto tempo, cioè non abbiamo modo di conoscerci prima, quindi comunque se cioè devo fare uno shooting magari di 2 o 3 ore, io so che in quelle 2 o 3 ore dobbiamo comunque portare delle belle foto a casa e quindi anche se tu sei una persona che magari può non piacermi, so come relazionarmi con te in modo comunque da avere un clima sì, esatto, un clima comunque positivo. Esatto, e questa Di diciamo è una creare cosa che mi è un'idea, sempre piaciuta perché esatto, io di ero creare delle comunque una dinamiche persona che porti a casa il cioè, non sono una lavoro, persona sono proprio più del timida, servizio, assolutamente, però sono una sì. persona Ma introversa, per esempio la quindi sono stata abbastanza sociale per anni e quindi questo lavoro mi ha portato, diciamo, ad uscire un po' dal mio guscio e Eccomi. Sì, è stato un bel insegnamento sicuramente.
Questo è un altro cliché che mi piace demolire, che la persona che comunque fa delle cose artistiche deve essere per forza un estroverso. Invece ho notato Sì, che spesso diciamo non che è nel mio così, settore è un po', non è necessariamente è un po' così, poco anzi comune abbiamo come la cosa. nostra Infatti, questo è uno dei motivi riservatezza, per cui a ciascuno volte nei io suoi non mi campi, e sento a mio questo agio, lavoro magari perché ti magari aiuta. mi ritrovo in delle situazioni in cui ci sono anche altre colleghe e per la maggior parte cioè la maggior parte delle volte vedo che comunque sono persone magari un po' esibizioniste, un po' molto diverse da me, nel senso per me questo comunque è un lavoro, quando devo fare il lavoro mi atteggio in un certo modo, però poi sono una persona semplice, invece ci sono un sacco di dive in questo settore, no? E quindi poi relazionarsi non è facilissimo, capito? E anche il fotografo stesso dall'altra parte, magari saremmo brave noi, non lo so, ma crede molto a questa immagine che abbiamo. Quindi la maggior parte delle persone dall'altra parte pensa che io sia quello, capito? Quindi ogni volta, anche se magari parlo di problemi miei più personali o di altre aspirazioni che non riguardano poi il mondo del glamour o della Ah, ho fotografia, capito, sembra che sto sì. dicendo, ah sì, ma questa vuole fare. Mi ricordo che tempo fa avevo parlato del fatto che avevo iniziato un corso di recitazione e su alcune piattaforme avevano commentato comunque, ah sì, mo questa vuole recitare, come fai a vedere le tette, cioè, capito? Stanno sempre un po' queste cose così. Sì, chiaro. Sì, purtroppo sì, perché poi comunque torniamo al discorso di prima, c'è cioè chi ti vede in modo bidimensionale, comunque, quindi Esatto. non puoi mai uscire dal ruolo o spostarti un pochino a fare qualcosa di collaterale, invece alla fine chi se ne frega, come anni fa non facevi la modella e hai iniziato a Sì, farla, qualcosa ho domani magari fatto, sì. farai dei Sì, ma video, poi per mi me piace per esempio tantissimo, sono i saresti video perfetto per musicali. fare dei video Purtroppo c'è poca musicali, richiesta, probabilmente ne hai però in già fatti. realtà è una cosa che a me è sempre piaciuta. Cioè, ogni volta Quindi, che ho cioè. partecipato a un video musicale mi sono portata a casa un'esperienza comunque bella. Sì, io ho recitato anche, ho avuto una piccola parte Interessante anche attoriale comunque su recitare, un quindi se hai film fatto un corso, un in domani percorso non corso, escludi poi che qualche sì, comunque è una lavoro. cosa che mi piacerebbe, non a livello teatrale, a livello cinematografico, però sì, comunque mi piace. Per quanto riguarda i video musicali, mi avevano proposto recentemente un video musicale da girare a Londra, in teoria il 4 e il 5 giugno, però da quello che ho capito lì è festa tipo, per cui i prezzi dei voli sono schizzati alle stelle, quindi questa cosa è stata rimandata poi a settembre, diciamo, però peccato perché cioè, era un progetto che mi interessava molto, sì. Ah, Era una bella. Sì, io cioè, mi Beh, ritengo comunque una quindi voglio persona dire, stai già abbastanza pensando a poliedrica costruirti e altre ci cose faccio varie cose, poi oltre il non so posare, quali di queste che è potranno essere ottimo. incluse in un percorso lavorativo. Si vedrà, molte persone mi chiedono ma che cosa farà in futuro, perché questa cosa non la puoi fare per sempre. Chiaramente lo so, però è un tipo di ambiente per cui puoi cambiare strada da un momento all'altro in base alle persone che conosci, che magari ti includono in progetti che poi ti danno una visibilità e quindi altre persone che fanno altre cose possono essere interessate alla tua immagine. Per cui fare, diciamo, troppi piani lo trovo anche un po' una perdita di tempo, cioè vado un po' con la corrente finché questa cosa mi va bene. Chiaramente ho anche altri hobby, però a me la cosa che piacerebbe di più Sì, sarebbe chiaro. appunto fare qualcosa che riguarda me a 360 gradi, quindi essere veramente un personaggio che si esprime su diversi aspetti della vita, che parla delle proprie problematiche, che parla delle proprie passioni. E, cioè, è per questo che in realtà ho creato tanti profili Instagram, perché poi diciamo, mi sembravano più coerenti se fatti separatamente. Quindi quello dei viaggi cerco di mettere esclusivamente le foto che faccio in viaggio e magari non le metto su questo profilo qui, che in realtà è un po' più professionale o più riguarda magari la promozione di brand e cose simili. Sì, certo, capisco. Cerchi di diversificare e comunque non ti limiti certo a parlare solo,
cioè, in prospettiva futura solo di moda. Questo l'ho notato, ma ho notato per esempio che nelle tue risposte alle famose storie di Instagram hai detto di avere tante passioni. Se non erro, ti piace per esempio anche film horror. Magari mi sbaglio, ma credo di aver sentito anche come me, quindi lo cito anche per questo. Poi altro, beh, viaggiare, l'abbiamo No, no, detto, è leggere, per infatti. esempio, ti piace leggere, e quindi non vedo perché non parlarne, insomma, ecco, insomma. Però mi pare di aver capito che stai cercando ancora di focalizzarti su Sì, qualcosa in perché comunque, cioè, particolare io mi su ritengo cui una persona che parlare, ha su tanto cui da dire, comunque diventare, tra però virgolette, più non ho esperta, giusto? ancora, diciamo, un'idea precisa su Non è ancora deciso. dove, diciamo, focalizzare la mia attenzione su determinate piattaforme. Per esempio, anche su TikTok, io so che chiaramente per avere più successo bisognerebbe avere una nicchia di persone che ti seguono perché tu parli di quel determinato topic. Però in realtà ancora faccio fatica perché comunque, cioè, per me TikTok è come se fosse, non so, espressività, creatività, quindi a volte Sì. mi va di postare un video in cui faccio un balletto scemo, a volte mi va di postare un lip sync, altre volte come oggi ho postato, cioè, un video di vita quotidiana, quindi sì, faccio un po' fatica da quel punto di vista Ma perché ci sta, ci poi sta. mi piacciono talmente tante cose, come un periodo per andare in fissa con le ricette di cucina, ogni tanto posto ancora magari qualcosa che faccio, mi chiedono ah, come l'hai fatta e quindi rispondo, però non mi piacerebbe focalizzarmi solo su questo, per questo io dico, cioè, il mio sogno sarebbe riuscire a creare dei contenuti che un po' a 360 gradi, tipo di lifestyle, diciamo. Sì. Ma guarda, se ti consola, hanno sempre detto la stessa cosa anche a me. Dovresti diventare l'esperto di, non so, di scrittura indipendente. Invece a me è sempre piaciuto, Sì, sì, però diciamo se principalmente il tu sei la focus persona parlo che di segue scrittura, però in perché realtà ho sempre vuole seguire parlato di proprio te 3.000 come cose. Certo, persona, in disperde un po' realtà l'interesse. non disperdi l'interesse, poi chiaramente se Comunque. c'è una persona che è interessata semplicemente a uno dei 10 topic di cui parli, forse sì, in quel caso sì. Esatto. Sì, però guarda, forse è meglio una Sì, community non esatto. enorme, cioè non di milioni di Esatto. persone, ma di qualche migliaia di persone che però è interessata proprio a te anche a livello umano, cioè nel senso, secondo me, Allora, la percentuale perché purtroppo è comunque quella ti degli dà di più. Per uomini esempio, tu chiaramente hai molto più anche di tante donne consensuali, che per ti quanto io seguono, comunque al da un di po' là di delle tempo ho colleghe. cambiato un bel po' il feed, nel senso che le foto non sono, diciamo, come prima, ci sono molte foto di vestiti, perché comunque mi piace anche far vedere appunto magari come mi vesto, cose non sensuali per forza, quindi il mio obiettivo sarebbe anche appunto quello di spostare un po' la community più sul lato delle donne o fare comunque un 50 e 50. E, però sì, ho comunque delle persone, cioè delle ragazze che mi seguono, che mi mandano anche messaggi molto carini di stima e comprensione, sì. Poi è sempre un po' più difficile secondo me ottenere, diciamo, dei complimenti dalle donne, questa è una cosa che donna. Eh beh. Però, certo. Sì, sicuramente. Se posso dire, siete Sì, anche un quello po' più sicuramente. competitive, o quantomeno c'è un po' di invidia da parte magari di alcune donne nei confronti di altre Sì, donne, quello soprattutto se sì. hanno successo, come indubbiamente ce l'hai tu, perché comunque fai degli ottimi numeri, sei molto apprezzata. Poi il fatto che appunto, secondo me, scatti in tutto il mondo, non è facile perché molte sono comunque focalizzate qui in Italia. Diciamo le cose come stanno, invece tu veramente ho visto scatti ovunque, con qualunque location. Capisco anche che qualcuno può invidiare, però ecco, smentiamo anche un luogo comune. Esatto, Il lavoro di modella dipende non è come che sei sia fatto, come te uno la spasso, vivi. comunque viaggiare, Per stare me, sempre in diciamo, è un focus, lavoro stare comunque sempre molto faticoso pronta, cioè, perché è immagino veramente a sia. 360 gradi, nel senso che sembra che magari, non so, scatto in una location che è figa, allora la persona che guarda la foto dice ah, ammazza, vedi però, ma che lavoro questo, cioè sta lì. Ma in realtà tutto quello che c'è, diciamo, dietro è penso il 70%, perché già solo, diciamo, So che fa.
tutto quello che si fa per rimanere in forma, dall'alimentazione all'esercizio fisico, tutta la parte organizzativa di rispondere alle mail, organizzare i viaggi, quindi prenotare gli aerei, i treni, gli hotel, la Immagino. stessa pubblicazione sui social, io ce n'ho comunque vari, quindi devo creare dei contenuti e pubblicarli poi sulle varie pagine Instagram che, come abbiamo detto, sono di tipologie diverse, quindi comunque ho anche contenuti diversi, poi ho i contenuti di OnlyFans, quindi comunque c'è un sacco di lavoro che è stressante perché è vero che ci sono dei giorni in cui posso scegliere di non lavorare, quindi non è il lavoro da dipendente, però diciamo il mio lavoro può essere anche 24 ore su 24 fra un po', perché comunque se uno mi scrive alle 11 di sera di solito non vorrei, però spesso gli Sì. rispondo anche a quell'ora perché magari è una cosa che mi deve dire importante. Quindi è come se non hai, a meno che non te lo imponi, è difficile staccarti, diciamo. Fatto. Esatto. Non stacchi mai, esatto, è un lavoro comunque il problema di chi crea contenuti è che è virtualmente sempre operativo, quindi che sia modello, fotografo, qualsiasi creatore di Vero. contenuti deve essere sempre pronto a rispondere, a essere anche gentile nei limiti del possibile. E quindi cioè, smentiamo questa cosa perché Sì, poi tanti in magari effetti chiaramente dicono, se ma questi sei una persona che che ha, non lo non so, sono come dire, lavori, che lavori un'agenzia alle sono? Secondo me spalle o sono altri luoghi comuni come che comunque molti content creator, lasciano il magari tempo. hai il tuo fotografo personale che quindi ti fa le foto lui, ti modifica le foto lui, cioè sicuramente smaltisci parte del lavoro e è tutto un altro tipo di figura. Io al momento faccio tutto da me, magari posso sì chiedere al mio ragazzo di farmi qualche foto, però in genere se viaggio da sola comunque i contenuti me li creo da sola e per cui il lavoro è tanto perché è come se fossero diverse figure lavorative riunite in un'unica persona. Certo, sei un'imprenditrice di te No, stessa no, alla no. fine, né Per me più né no, meno. Cioè, quantomeno, però è una non è cosa solo il che posare, ma alla tutto fine il quando ci resto. penso E so mi bene porta che non è molta facile, insomma, soddisfazione, gestire cioè nel tutto. senso sono orgogliosa di come riesco a tenere insieme i pezzi. Non sempre ci riesco bene perché a volte anch'io ho le crisi, i miei esaurimenti, Ah, sì. le mie insoddisfazioni, però in realtà mi rendo conto che il lavoro che faccio è tanto per una persona sola. Ah sì, assolutamente, assolutamente. Tanto è stressante il fatto Grazie. che tieni bene e riesci a fare tutto, per me vuol dire che comunque sei molto brava, sei diventata molto brava, assolutamente lodevole. Cioè, nulla da dire. Per esempio, prima mi dicevi, avresti voglia di fare una vacanza in Esatto. cui stacchi, perché effettivamente vuol dire posare la macchina fotografica e il cellulare e godersi Sì, un po' esatto, di meritato infatti, ma anche per riposo, perché mi dire, rendo conto cioè che neanche quando ovunque sono al sei adesso ristorante mi viene comunque la da tendenza a pensare, vedere il probabilmente mondo dico no, attraverso ma un questo lo obiettivo, devo più o meno. consigliare, devo consigliare questo ristorante, perché poi ci sono comunque alcuni dei miei followers che mi dicono sei di advisor, tipo come se fossi TripAdvisor, no? Quindi quando magari sono in un posto che secondo me merita, faccio vedere anche le foto, insomma, del posto, del cibo che propongono, quindi non c'è un vero momento in cui stacco, forse quando dormo. Sì. Ma Forse allora, a lì, me esatto, penso che è una forse lì. cosa che Ma magari organizzeremo però un presto, viaggio che ti purtroppo piacerebbe fare credo per 2 o 3 giorni e proprio off, basta, però mi piacerebbe molto a te. andare in Toscana, tipo in una campagna proprio sperduta come ho fatto l'estate scorsa più o meno, perché lì è vero che avevo creato dei contenuti, però per un certo, diciamo, periodo di tempo riuscire anche a svagarmi un po', a rilassarmi, cioè magari mi mettevo sul lettino in mezzo al vigneto, stavo lì, mi rilassavo. La campagna è una cosa che mi rilassa molto, più del mare. Esatto.
Concordo pienamente, sì, assolutamente più No, io ho la rilassante fortuna rientrare che anche un vicino a attimo in Roma ho mia contatto madre con la che ha comunque una natura casa in campagna, infatti oggi, cioè stamattina sono e tutto quanto, che andata, ho non è sempre detto guarda, semplicissimo. mi devo prendere comunque una mezza giornata in cui magari prendo un po' il sole, un po' mi rilasso sulla sdraio, cioè vedo le viti sopra, non so, mi metteva proprio relax. Sì. Rilassarsi un attimo, esatto, sì, perché altrimenti rischiamo di implodere perché anche i social sono belli, però anche solo postare le cose, tutto a un certo punto veramente ti senti più nel virtuale che a contatto col mondo Ma analogico, guarda, io col tangibile, Covid diciamo, sono sì, è riuscita a vero, partire assolutamente più che vero. altro l'estate, cioè Invece viaggi sia nel all'estero, purtroppo 2020 poi che nel col Covid, 2021 ho vabbè, non ne fatto parliamo, sei stati comunque fermi. vacanze in Sicilia, in Toscana, in Grecia, cioè sono andata comunque in qualche posto. Sì, perché comunque d'estate c'erano un po' meno limitazioni, ovviamente sempre in Europa. E d'inverno Ah, no, sei infatti nel riuscita 2020 in non Grecia? avevo viaggiato praticamente da quando è esploso comunque tutto quanto. Sì. E quest'anno, allora, devo andare adesso in Grecia a inizi giugno, diciamo. Domani, no, dopodomani parto per la Svizzera, vado a Zurigo. Poi vado in Grecia dal 10 giugno fino al 23. Poi sto cercando di capire se a luglio fare qualcosa alle Canarie o comunque Ah, cercare ok. qualche altro posto dove andare. E in teoria fine agosto, settembre vorrei provare finalmente a ritornare a Bali perché mi manca da visitare comunque la parte nord, vorrei riandare a fare surf, queste cose qui. Quindi per il momento sarebbero questi i viaggi, sì. Sì, esatto. Immagino. Hai lasciato un Guarda, a pezzo di me cuore questi da per quelle me sono tutte parti, mi pare relative, ma di io sono anni, capire, c'era un sì. periodo che Ti è mai volevo anche balenata comprare l'idea casa di lì e qua non è trasferirti, insomma, il facile tuo perché devi essere un ragazzo? nativo per avere casa, quindi ci sono tutti dei sistemi particolari. Esatto, però Ah. il problema purtroppo in parte è che il mio Ah, ragazzo fa un lavoro ok. da dipendente qui Quindi. e è una persona un po' vecchio stampo, quindi non credo lascerebbe mai il lavoro se non ha, diciamo, un'altra garanzia di qualcosa che Ah, potrebbe ok. fare già, cioè deve partire già con la garanzia di un lavoro lì, insomma. E poi anche il problema del cane, io purtroppo ho un Sì, cane che eccede i limiti di quello che si può portare in cabina, insomma, sì. sull'aereo. Infatti mi ero un po' informata perché avrei voluto fare un viaggio di, non so, 3, 6 mesi andare lì, però in realtà non so come Ah, trasportarlo perché in stiva non mi ok. fido, sinceramente. No, è un meticcio, però comunque in stiva ho sentito cose, esperienze negative. Beh, Esatto. chiaro. Però purtroppo le compagnie aeree te lo portano su se il cane, almeno per la maggior parte, No, pesa stiva, io ho 8 kg, sentito cose compreso il terribili, sì. trasportino. Cioè, il mio cane comunque è una taglia piccolo barra me media, ma pesa sui 10 kg già da solo, quindi. Esatto, quindi purtroppo la mia grande limitazione è quella più che il mio ragazzo, perché alla fine noi siamo persone Quindi già abbastanza indipendenti, eccede. molto libere, quindi se io a lui dicessi parto, ne so, per qualche mese, vivo un po' lì, poi torno, non credo ci sarebbero grandi problemi in realtà, però il problema è proprio lasciare il cane. Ecco, te non lo dovresti mai portare. Esatto. Ti capisco, guarda, io ho due pastori tedeschi, in effetti limitano un attimino gli spostamenti, insomma, ecco. Diciamo Un io quando attimino l'ho preso ingestibile in a livello realtà di non facevo questo spostamenti. lavoro, cioè l'avevo Tanta compagnia, però preso, effettivamente esatto, prendere quando un cane lavoravo in comporta ufficio perché anche il mio cane comunque comunque ha un po' di sacrificio. 9 anni e mezzo, quindi l'avevo preso poco tempo prima Ah. e avevo tutta un'altra vita, quindi chiaramente nessuno sarebbe mai aspettato questo cambiamento e niente, adesso per adesso è così. Avevo anche pensato di Sì, fare certo. una sorta di viaggio tipo via terra fino a un certo punto in modo da poter fare poi un volo breve, però certo è una cosa bella impegnativa perché ti allunga di parecchio già solo lo spostamento per arrivare nella destinazione, Ah, quindi ok. non è facile.
Sì, anche perché comunque vai via terra, ma vuol dire che devi attraversare vari stati, e ogni stato credo abbia le sue E devi regole di come sperare che scappare i nel vari, mentre quindi vada comunque tutto non credo bene, sia che una non cosa ci siano semplicissima. intoppi. No, no, non è per niente facile da organizzare. Infatti, ogni tanto vedo su YouTube questi magnifici viaggi che fanno proprietari con i loro cani in capo al mondo, però poi vai a vedere e non è esattamente semplice No, come a dirlo, insomma, è molto complicato. assolutamente Quindi, no, tu anche anni fa, perché prima allora di fare la modella, non avresti mai questa cosa, pensato diciamo, delle foto di l'avevo diventare sperimentata qualche itinerante? anno prima, ma ti parlo proprio di fine liceo, quando c'era la New Faces come agenzia, non so se te la ricordi, c'era questa pubblicità di questa agenzia e ero andata a fare un casting, però all'epoca c'era ancora poca flessibilità riguardo, diciamo, a come doveva essere fatta una modella. C'era ancora l'idea della modella di agenzia, alta 1,80 m, secca, allampanata, fatta in un certo modo, non c'erano tutte le libertà che ci sono adesso, e comunque puoi avere male tutte le taglie, tutte le altezze. Per cui all'epoca non mi presero, io scartai direttamente, cioè, l'ipotesi di fare la fotomodella. E quindi poi appunto ho scelto il percorso universitario, ho detto ok, lavorerò magari in un ufficio, cioè, ci ho provato perché all'epoca chiaramente era quello che facevano un po' tutti, dico vediamo, non ero convinta, però ho detto vediamo e poi no, non mi sono trovata assolutamente perché non è il mio ambiente, infatti mi sono, diciamo, licenziata 2 anni dopo, ho retto anche troppo. Sì, infatti, questa è stata una scelta, diciamo, per me non difficile perché mi sembrava effettivamente l'unica scelta possibile, però molte Appena persone possibile. non, lì per lì, cioè, non l'avevano capita perché, sai, in questo momento storico di crisi sembrava che se ti licenziavi da un lavoro, diciamo, che era non male un posto sicuro, fossi un pazzo, però cioè, per me la vera pazzia era rimanere infelice. Sicuro. Ma sai, se non No, beh, provi diciamo che certe all'epoca quando cose, lasciai il mio lavoro non avevo quando hai la nient'altro in mano, perché possibilità comunque me ne a seguire andai. comunque un tuo sogno, No, me ne quando è che andai lo proprio perché fai? ero talmente Cioè, infelice che secondo me. non ce la potevo fare. Quindi poi da lì avevo cominciato a Ah, non mandare dei avevi. curriculum per le scuole di inglese, e che sicuramente era una cosa, diciamo, che Ah, c'entrava di più ok. con il mio percorso di studi rispetto al lavoro d'ufficio che facevo. E quindi per un periodo, insomma, avevo fatto questa cosa qui. E poi è subentrata quest'altra cosa delle foto, quindi ho ricambiato. Cioè, a me in realtà piace come cosa questa di reinventarmi ogni tot tempo. Cioè, è una cosa che sì, da una parte chiaramente mi spaventa perché non ho un'idea precisa di cosa farò nel futuro, però mi piace perché mi mette alla prova su varie cose, in vari Assolutamente. ambiti e riesco a imparare in ognuno di essi. Ah no, aspetta. Ma guarda, tanto è anche inutile adesso fare la famosa domanda come ti vedi fra 10 anni, perché tanto nessuno di noi lo sa. Adesso anche i famosi lavori sicuri non sono sicuri, quindi cioè, non è più come una volta, quindi potremmo essere tutto e niente fra 10 anni, quindi secondo me. Sì, Meglio vivere, anche secondo me. pianificare al momento i prossimi mesi, non sicuramente i prossimi anni, almeno punto di vista mio. Quindi godiamo quello che possiamo fare, anche perché, come abbiamo detto Sì, inizio diretta, cambiano infatti anche tutte le quello lo policy di staremo a tutte vedere, le insomma. piattaforme. Quindi domani magari non potremo neanche più proporre contenuti. Grazie. Esatto, quindi secondo me dobbiamo goderci quello che facciamo adesso, tu lo fai Sì, no, infatti benissimo io, cioè, e spero, insomma, domani si di vedrà, trovare insomma, poi gli interessi non ti mancano, le un capacità qualcos'altro che nemmeno mi dia e entusiasmo, quindi perché lasciamo aperto. parte, diciamo, un po' tutto da quello, secondo me. Cioè, la chiave della felicità è comunque avere la motivazione di fare il proprio lavoro. Esatto. Ah sì, certo. Qualcosa che comunque ti fa svegliare la mattina e ti dice oggi sono contenta che faccio questa cosa qui, insomma, che non Sì, è una cosa che ti annoia, assolutamente. ti deprime. Infatti capisco il fatto che hai lasciato anche l'ufficio sia psicologicamente pesante, insomma, ecco. Sì. Nulla, Bene, credo. ottimo, io direi che tra l'altro vedo un sacco di gente da posti strani del mondo, India, quindi veramente anche se non capiranno una mazza di quello che.
Però mi fa piacere, cioè veramente sei amata, mi fa piacere. Ovviamente sei una persona che attira, al di là della bellezza, ripeto, secondo me anche empatia. E spero che ti seguano anche su YouTube e così ti invogliono anche a creare più contenuti, che secondo me sono Grazie. molto carini. E mi piace molto quando ti racconti anche, mi piace il modo che hai di raccontarti, molto spontaneo, non artefatto, insomma, quindi no, niente, guarda, quello che penso. E null'altro, ti ripeto, non ti chiedo cosa farai un domani, ripeto perché ci siamo detto Grazie. non lo sappiamo, quindi ti auguro nell'imminente di fare degli ottimi progetti come quelli che stai già pubblicando Grazie e di realizzare qualsiasi sogno professionale tu abbia in mente, insomma, ecco, Ma posso augurarti no, questo. diciamo, mi Ti farebbe piacere ringrazio veramente tanto, che se le vuoi aggiungere persone mi qualcosa, seguissero liberissimo, sui il mio social. Io i spazio è link ai miei aperto, se profili ce li vuoi. ho più che altro sul profilo di backup che è Steady Grey Model, perché anche questa storia del Linktree sembra essere un po' un problema, quindi dal mio profilo principale l'ho tolto, ho messo tutti i link nel mio profilo secondario, quindi lì si possono trovare, cioè, veramente i link di TikTok, di YouTube, di OnlyFans, cioè di tutto quello che ho. Quindi mi farebbe chiaramente piacere quante più persone mi possano seguire. Sì. Tut Grazie. Io invito a seguirti Ma ovunque, no, da ma Instagram, TikTok, dove sono sbarcato siamo tutti un anch'io, po' anche se così, perché sono TikTok credo che un abbia po' una agì per media l'età di TikTok tipo media, ma chi se ne 18 frega? anni, Chi se ne quindi. frega alla fine? Tra l'altro, sì, sui 18. Infatti, anche se in Esatto. realtà ho visto anche molte persone con i capelli bianchi che poi propongono contenuti interessanti, parlano magari dei Ma loro certo. mestieri, cose che non Ma avresti poi mai ho visto che pensato di molte persone trovare si stanno su TikTok. convertendo. Quindi, Cioè, per esempio, anche la veramente, mia migliore amica che certi all'inizio cliché aveva sono un proprio TikTok solo nella enorme alle testa di chi spalle, vuole vedere le che bimbo cose minchiata di in qua un di là, invece certo modo. adesso ovviamente lo usa più di me. Cioè, quindi secondo me piano piano effettivamente diventerà il social del futuro, perché comunque ti propone tantissimi contenuti che possono essere sia di intrattenimento, divertenti, ma anche educativi, perché comunque ci sono persone che parlano Sì. Sì, di mille cose in tutti i settori, quindi è vero. Sì, sì, esatto. sì, sì, sì. Cose molto serie. Io ho trovato utenti che parlano di arte, di disabilità, parlano di un sacco di. E poi lo fanno in un Sì, modo vabbè, tutto sommato esatto. ancora sano rispetto ad altri social, mi sembra. Mi sembra un social un po' più. Sì. Fin quando non cambia, anche lui. Grazie. Mi sembra un po' più sano, insomma, quindi perché no? Quindi Grazie. aggiungerò anche il link al tuo TikTok, così ti seguono anche lì. Io ovviamente ti seguo di già, ti seguo ovunque, e va bene così. E niente, di nuovo ti ringrazio per il tempo che mi hai Volentieri. dedicato Ok. e magari in futuro la Ciao, ciao, rifacciamo così mi grazie. racconti qualche viaggio nuovo che hai fatto e qualche esperienza nuova, ok? Grazie mille di nuovo. Un saluto, ciao, buona serata.